Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Lo storico greco Erodoto riferì più di 2000 anni fa di un esperimento molto fuorviante in cui a due bambini fu impedito di ascoltare il linguaggio umano in modo che un re potesse scoprire il vero linguaggio non appreso degli esseri umani. Gli scienziati ora sanno che il linguaggio umano richiede l'apprendimento sociale e l'interazione con altre persone, ma ciò vale anche per gli animali e nella fattispecie anche per le api. Un gruppo di scienziati si è dedicato allo studio del comportamento delle api e della loro capacità di comunicare attraverso la danza. Attraverso essa possono indicare la presenza di risorse come il cibo o il nido. Questa danza è uno dei più complicati esempi di comunicazione non umana e permette alle api di indicare ai propri simili dove si trovano le fonti di cibo. Gli studiosi hanno cercato di capire come le api imparino a eseguire questa danza, che richiede un alto grado di precisione e abilità motorie. In particolare, hanno voluto scoprire se le api imparino a danzare da altre api più esperte o se la capacità di danzare sia innata. Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno creato delle colonie di api in cui gli esemplari giovani non avevano modo di osservare le danze degli esemplari più anziani. In questo modo hanno potuto studiare come le api apprendono la danza e come evitano di commettere errori nella comunicazione delle informazioni. Gli scienziati hanno scoperto che le api imparano a danzare attraverso un processo di apprendimento sociale, osservando e seguendo gli esemplari più esperti. Questo significa che la capacità di comunicare attraverso la danza non è innata, ma richiede un periodo di apprendimento e di interazione con gli altri esemplari della colonia. Inoltre, gli studiosi hanno scoperto che le api che hanno imparato a danzare da altre api più esperte commettono meno errori di comunicazione rispetto alle api che imparano a danzare da sole. Questi risultati dimostrano l'importanza dell'apprendimento sociale nell'evoluzione della comunicazione animale e mostrano come le api siano capaci di apprendere e di migliorare le proprie abilità grazie all'osservazione e all'interazione con gli altri membri della colonia. Tale schema, già noto per l'uomo, è adesso una verità scientifica per le api e per gli altri animali. Salvaguardiamo a proposito questi insetti meravigliosi.